premier e leader dell'opposizione in Pakistan, oggi è stata uccisa dopo un comizio elettorale. L'avuto simbolo di democrazia era data come favorita alle prossime elezioni, l'8 gennaio prossimo. La sua morte ha gettato nello sconforto la comunità pakistana anche qui a Reggio. È una giornata nera per tutti i pakistani, ma anche per chi crede nella democrazia. Così Mahmood Ashgar, presidente dell'Associazione Pakistana di Reggio e Provincia, commenta ciò che è accaduto oggi. L'attentato che ha portato alla morte di Benazir Bhutto, leader del Partito del Popolo Pakistano, che avrebbe dovuto sfidare la Lega dei Musulmani del presidente Musharraf alle prossime elezioni politiche, l'8 gennaio. È stato molto grave questo, quello che è successo, perché noi pakistani, diciamo, Benazir Bhutto era leader di un partito che è il simbolo di unità in tutto il paese, perché e poi era, diciamo, più favorita. Benazir Bhutto, infatti, secondo i sondaggi, tra 2 settimane sarebbe diventata il nuovo primo ministro del Pakistan, ma questo non andava bene a molti nel suo paese. C'erano anche fondamentalisti islamici che non lo volevano, ma io dico che anche lo stesso governo, possono essere diversi nomi, perché lei, secondo me, prima di arrivare in Pakistan aveva già dato la lista di nomi che secondo lei potevano essere sospetti per la sua uccisione. Una cosa è certa, che se il governo sapeva già che poteva succedere questa cosa qua, secondo me dovevano garantire la sua sicurezza. Dalla TV pakistana, che Mahmood ha seguito tutto il giorno, nessuna notizia della rivendicazione di Al-Qaeda. Resta però la preoccupazione per un futuro che molti pakistani sognavano di democrazia. La gente era molto contenta che c'era la possibilità, meno male, dopo 10 anni di un governo militare, che c'era questa speranza che potevamo eleggere il nostro futuro leader. Adesso siamo tutti preoccupati. Ed ora parliamo di uno sportivo reggiano.